Sorrisi, abbracci e parole capaci di dare conforto al cuore. È stato un pomeriggio intenso quello di Papa Francesco a Tor Bella Monaca. Anzitutto l'appuntamento con gli ammalati e i poveri assistiti dalle missionarie della Carità nella chiesa di Santa Giovanna Antida per ricordare che non bisogna mai perdere la fiducia, soprattutto nei momenti brutti. Quindi i tanti incontri nella parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore nel settore est della diocesi di Roma. Con i bambini e i ragazzi della catechesi il pontefice ha intessuto un dialogo spontaneo, sollecitato da alcune domande, soffermandosi sui ricordi della sua elezione, sulla morale cristiana e sull'inferno e il paradiso. Invitando tutti a rialzarsi sempre dopo una caduta, Papa Bergoglio ha chiarito che l'inferno è volere allontanarsi da Dio, rifiutando il suo amore per orgoglio. Il Papa delle periferie si è poi trattenuto con i membri del Consiglio Pastorale e gli animatori, a quanti ogni giorno cercano di diffondere l'amore di Gesù, che per primo ha patito le ingiustizie e la cattiveria dell'uomo. Il pontefice ha chiesto di non far mai mancare vicinanza, carezze, amore, condivisione, perché spesso la vita ci mette con le spalle al muro ed è proprio lì che anche le brave persone possono vacillare e cadere in quella rete di mafiosi che sfruttano la gente povera per farle fare il lavoro sporco. Infine, la Santa Messa, durante la quale Papa Francesco ha chiesto di vivere una vita coerentemente cristiana. Gesù conosce tutto quello che è dentro del nostro cuore. Noi non possiamo ingannare Gesù. Non possiamo davanti a Lui fare finta di essere santi e chiudere gli occhi, fare così e poi portare una vita che non sia quella che Lui vuole. E Lui lo sa. E tutti sappiamo il nome che Gesù dava a questi di doppia faccia, ipocriti.